Andrea Romano, deputato del Partito Democratico. Ieri sullo scostamento del bilancio abbiamo registrato alla Camera e al Senato un voto quasi unanime. Il centrodestra ha votato con la maggioranza di centrosinistra, cioè sulla richiesta di scostamento del bilancio. Che cosa significa, Romano? Che il quadro politico si è allargato o è soltanto tatticismo? No, non credo che sia tatticismo, che sia un fatto importante. Innanzitutto a destra, perché Berlusconi, bisogna dargli atto, è riuscito un po' a mettere nel sacco la Meloni e Salvini, cioè fondamentalmente ha avuto uno dei suoi colpi da maestro a destra, no? Ha minacciato di rompere l'unità della destra, che poi è sempre stata un'unità fittizia, perché alla fine pensiamo alla discussione sul MES, dove Forza Italia è favorevole, Salvini e Meloni no, ma pensiamo anche alla reazione rispetto alla pandemia Covid, no? Salvini e la Meloni hanno sempre flirtato col negazionismo, no? Levatevi la mascherina, la dittatura sanitaria, tutte queste stupidaggini pericolosissime per gli italiani. Berlusconi ha detto sempre tutt'altre cose, ha detto attenzione, questa è una cosa pericolosissima, proteggetevi, difendetevi, date retta alle regole. Quindi il centrodestra, la destra è divisa da tempo, però ieri Berlusconi è riuscito a portare dietro di sé Salvini e la Meloni, quindi è un fatto importante a destra. Non cambia naturalmente la compagine di governo, il profilo della maggioranza, non si parla di questo, si parla anche di rispondere positivamente a quello che è stato l'appello di Mattarella in questi giorni, maggiore unità per affrontare insieme la sfida terribile che sta vivendo questo paese, stanno vivendo gli italiani. Ed è anche il nostro auspicio. Certo, occorre che la destra continui a fare così, non tanto a dare ragione al governo, ma ad assumersi le sue responsabilità di fronte a questioni che riguardano tutti gli italiani. Poi le differenze politiche rimangono, però certamente non si può pensare che dalla prossima settimana la destra ricominci a cannoneggiare la gestione del Covid come se niente fosse. Dopodiché io penso anche, finisco, che il governo naturalmente debba procedere rapidamente, penso al tema delle riforme, è fondamentale che le riforme istituzionali che abbiamo deciso insieme di varare anche compiendo quel primo passo a settembre con l'impegno del PD sul referendum per il taglio dei parlamentari, quelle riforme vadano avanti. Non è pensabile che rimanga bloccato tutto, come a volte rischia di essere bloccato tutto, magari per scommesse di piccoli partiti. Dobbiamo andare avanti anche sul cantiere delle riforme istituzionali, come stiamo andando avanti bene nella gestione dell'emergenza Covid.